Padre Giuseppe, Torino, capitale della famiglia, ha preso infatti il via la settimana sociale dei cattolici, più di 1.300 delegati provenienti da tutta Italia. Qual è il messaggio che emerge dalla prima giornata di lavori? Sì, abbiamo cominciato ieri sera i lavori e il messaggio è subito, lo dico in sintesi, una grande responsabilità che sentiamo noi del mondo cattolico in generale verso il tema della famiglia. Questo è stato messo in luce dalla bellissima prolusione che ieri pomeriggio così ci ha dato il cardinale presidente della CEI, Angelo Bagnasco, quando ha parlato di una sorta di, così, diciamo così, di deriva individualista del mondo moderno, ha parlato del crollo del grande sogno che cerca di smembrare un poco quelli che sono tutti i legami, tutte le relazioni, l'uomo in relazione, creando l'uomo di sabbia, l'uomo senza futuro, senza speranza. Ed è stato letto anche il messaggio del Papa Francesco, che si legava un poco a questo tema del futuro e della speranza, e ha ripetuto una frase molto bella, affascinante, ecco il collegamento con quello che aveva detto a Rio de Janeiro ai giovani, ecco, parlando proprio di un popolo che non si prende cura dei giovani e degli anziani, è un popolo che non ha memoria, è un popolo che non ha futuro, ecco, perché gli anziani sono la memoria e i giovani sono in qualche modo la speranza. E il tema di questa giornata è proprio la famiglia, futuro e speranza per la società italiana. Ecco, è emerso un po' questa grande responsabilità che ci dobbiamo prendere come mondo cattolico in questo tempi difficili, diciamo, per la famiglia. È emerso anche un po' dalle relazioni accademiche di questa mattina, dove ecco, si vede da un lato una forte crisi, però ecco, un relatore, il professore Zamagni di Bologna, citava: l'Italia non è la Svezia, l'Italia non è la Norvegia, il grande sogno dei giovani italiani è quello di avere la famiglia classica, di formarsi la classica famiglia. Famiglia abbiamo detto come motore dello sviluppo economico. Il Papa ha detto anche scuola privilegiata di generosità, condivisione, responsabilità, insomma, parte tutto da lì, però in questo momento di grande sofferenza per le famiglie, come possono essere aiutate? Chi può farlo? Chi deve farlo? È un po' tutti, la politica, la Chiesa, le leggi, i comuni, si è parlato anche di questo in generale, gli oratori, le parrocchie, i nonni. Sicuramente, ecco, c'è bisogno di un fisco più giusto per le famiglie, soprattutto per le famiglie numerose. Danno molto in termini di ricchezza relazionale, umana. E che cosa ricevono in cambio dalla società? Dobbiamo dire, onestamente, dobbiamo dire molto meno di quello che donano alla società.